Ho avuto un po' paura all'inizio, però vabbè, tutti quanti, i quartieri spagnoli, nel senso è un nome, una garanzia, come posso dire, però. Ti spaventa un po' il nome, dai, diciamo così, Ah. però noi ci troviamo veramente bene, cioè non ci sono alcun, non è mai successo niente. Secondo me può essere un riscatto appunto per questa brutta fama che ha questo quartiere. Questi sono i quartieri spagnoli, qui siamo a Monte Calvario, è il cuore di Napoli, ma è un'area, una zona molto difficile, eppure qui da qualche tempo si sta portando avanti un esperimento che ha eguali soltanto a Parigi e ad Amsterdam, portare dei servizi educativi, delle scuole, asili, corsi di arte proprio all'interno dei vicoli. Questa è la Fondazione Focus, è in un convento del 1560 tra antico e design. All'inizio sembrava folle, invece la scommessa di questo gruppo di imprese privati si sta rivelando vincente, perché qui ogni giorno si riempie di ragazzi che studiano circondati dalla bellezza. Qui facciamo innanzitutto corsi legati alla conoscenza e all'educazione, quindi abbiamo un nido che accoglie bambini da 1 anno a 3 anni, abbiamo la scuola dell'infanzia, una scuola primaria, un centro per un semiconvitto, un centro per le disabilità. Poi c'è l'Accademia di Belle Arti, quella musicale, l'Università per adulti, 8 start-up legate al sociale, la mensa a chilometri zero con prodotti certificati. Pasta e legumi, lenticchia, crostini con ricotta e spinaci. Ci prendiamo il carico dei giovani dei quartieri spagnoli a partire da 1 anno fino ai 77, 90, non so, chiunque voglia frequentare, le nostre porte sono aperte. L'arma vincente è far studiare i ragazzi della periferia sociale con quelli dei quartieri bene. Si comincia dall'asilo. Insomma, tutti i giochi, le attività, i laboratori che proponiamo sono costruiti soprattutto per creare un'atmosfera di condivisione, partecipazione nell'ottica della scuola attiva. Lì vedo le sfogliatelle. Che state facendo? Dei corsi di cucina? No, è il nome del nostro gruppo. I bambini di 4 anni si chiamano le sfogliatelle. Noi siamo le sfogliatelle e abbiamo anche due sottogruppi, Ricce e Frolle. È dura farli stancare. Sì, devono stancare perché devono andare a casa stanchi, perché già qua loro sono già terribili qua, però logicamente andando così le mamme ce l'hanno più calme. Sono più di 300 i ragazzini, i bambini che frequentano questo spazio e sono più di 1.000 i ragazzi che ogni giorno entrano a Focus e che ogni giorno contaminano questo territorio. Abbiamo qui mamme giovanissime, che affidano i propri bambini a questa struttura. Giovanissime, cosa significa? Significa quindicenni anche. Certo, non è semplice cambiare le cose in un contesto come questo, convincere i genitori che esiste una chance di riscatto anche per loro e che l'educazione migliore per il proprio figlio è un diritto. Questo è l'orto di Argo, coltivato da ragazzi in condizioni di disabilità. È una delle attività che vengono portate avanti qui alla Fondazione Che Focus. sono affetti da autismo o da sindrome di Down, qui è di poterli far convivere in una comunità che al tempo stesso non è quella familiare, quindi particolarmente affine a loro, ma è comunque favorevolmente disposta e capace di condividere con loro. La rinascita parte comunque dal mescolare, parte comunque dal condividere, parte comunque dal non creare dei ghetti, dal rompere barriere, aprire porte e far superare delle soglie, poi per conoscere e capire meglio chi siamo e alla fine comprendere che anche noi siamo diversi e che solamente le diversità portano ricchezza. Mescolanza tra nord e sud, perché questo manager che vuol far rinascere i quartieri spagnoli è di Udine, ma da Napoli non se ne andrebbe mai. Diciamo che sono un richiedente asilo. I quartieri spagnoli, 30.000 anime, la più bassa percentuale di verde pubblico a Napoli, la più alta di evasione scolastica. Difficile crescere qui e immaginarsi un futuro. Invece i bambini che incontriamo sono felici, svegli, incuriositi dalla telecamera e alla fine sono loro a sorprenderci. Che canale Rai News 24. 48! 48! 48. Preparatissimi.